che si chiama patria, che viene usata molto, molto poco. Si parla di nazione, ma la patria è la terra dei nostri padri, è quella che i nostri padri hanno lasciato a noi, è quella che noi dovremmo lasciare ai nostri figli, dovremmo lasciarla come loro l'hanno lasciata a noi. Ed ecco allora che quando andiamo il 4 novembre davanti a questo monumento, non dobbiamo pensare al monumento, dobbiamo solo leggere i nomi di quelle persone che sono scritte su quel monumento. E nei paesi sono i nomi dei nostri padri, sono i cognomi nostri che portiamo noi ancora oggi. E dobbiamo ricordarli, erano ragazzi di 18-19 anni, come abbiamo visto noi qui questa sera. E si suona il piano e si canta il piano. Allora noi vogliamo che questa sera tutti insieme, accompagnati da questa grande orchestra, noi lo cantiamo con loro. Lo cantiamo in questo modo. Prima loro faranno la prima parte musicale. Poi il maestro Volandrini si girerà e dirigerà voi nel cantare la prima strofa che è su questo foglietto, che vi invitiamo poi a portarla a casa e leggere tutte e quattro le strofe, perché hanno delle parole che sono molto significative. E se qui c'è qualche nonno, penso che ce ne sia, per questo ci sono anch'io, proviamo a leggerla ai nostri nipotini, a leggere questa come fosse una storia dei nostri padri. Il piano dirige il maestro Giuseppe Volandrini. Al termine di questa